La conoscete, siamo arrivati al terzo appuntamento di questo programma televisivo che si chiama Di Nuovo Insieme, perché porta di nuovo insieme in televisione questa coppia che abbiamo formato 25 anni fa con Enrico Guarneri, parlando del signor Litterio Scalisi, e dunque abbiamo voluto con TGS e con RTP raccontarvi i momenti più belli, più divertenti, sicuramente più spiritosi e più tipici di questa nostra lunga avventura vissuta con voi. Per cui il mio applauso, il mio grazie è per voi, pubblico che ci seguite con grande affetto da 25 anni. Grazie. E devo dirvi che mi sono abituato anche a lavorare a casa, infatti mi avete trovato proprio sul divano, perché lo sto aspettando, sta arrivando, tra un po' sentiremo il campanello che suona, perché da un momento all'altro arriverà sempre per raccontarvi i nostri cavalli di battaglia. Quindi ecco, siamo pronti, preparatevi, mettetevi comodi, se volete fate partire anche un applauso, perché dietro la porta dovrebbe esserci lui, eccolo, il signor Enrico Guarneri. Ciao, salvo. Ciao Enrico. Ah, salve, salve. Chiudi bene la porta. Quanti anni quanti di fatiche, anni. Allora. Quanti anni di lavoro, di soddisfazione. Tanti anni. Quanto pubblico. Sì. Ma mio papà non chiede di vent'anni fa, sì. Se è possibile. Ale, sembra che, anzi ti sembra, che poi io faccio sempre un po' di confusione, sapete che poi quando lui diventa Litterio, ormai lo sapete, il tu diventa lei. Lei. Quindi, ti sembrano gli stessi? Ma che so, qualche faccia forse sì. Forse vabbè, no. Comunque. Sì, Mario sì, Mario sempre. Mario Fraello del Teatro ABC è sempre, no, Mario Fraello è giovane. Giovanissimo Auteri, come stai? Bene. Ti trovo bene con questa, con questa giacca blu, come sei elegante. Mi viene grazie, io, grazie. Io ti aspetto sempre con questo bel vestito, perché tu sei un ospite importante. Sì, tu sei un amico, tu sei... Sì, per offrirmi qualche cosa sempre rinviamo. Dopo. Per adesso perché subito pensare a, giusto. A consumare qualcosa? Ti stai preparando per qualche nuovo spettacolo? Sì, adesso abbiamo da tornare in Sicilia, Liolà, sì. Dove io ovviamente non posso fare Liolà perché per ragioni anagrafiche, Liolà ha 30 anni e io ne ho 38. Come sì, faccio? 38 di carriera, sì. Come faccio a fare Liolà? Però faccio Il vecchio zio Simone. Il vecchio zio Simone. È uno spettacolo che girerà un po' in tutta la Sicilia. Le tappe più importanti sono Agrigento, Palermo, Catania. Sì. Le tappe più... Però poi gireremo, faremo... Ricordiamo chi è Liolà? Liolà e Giulio Corso. La regia? La regia è di Bellomo, Francesco Bellomo. Beh, poi ci sono tante bellissime e brevissime donne. Bellissime e brevissime donne. Vabbè, allora senti, però loro si aspettano il nostro racconto. Tra l'altro devo dire, lo abbiamo detto già l'altra volta, che andremo in tournée anche col teatro, per quanto ci riguarda. Porteremo una bella storia in cui ci sarà anche Litterio Scalisi, io sono l'altro 2.0, dal 1 aprile al 30 maggio. Cercateci anche sulla mia pagina Facebook, Salvo La Rosa Official, con Rosario Marcamato e con Alessandra Falci e con la regia di Antonello Capodici. Ma io, proprio per non perdere tempo, proprio perché verso voglio il ascoltare suo il mio pupillo, il Litterio. Io tolgo, ho lavorato tanto e lavoro ancora con Litterio. Dammi la giacca, pensaci tu. Questa scena sembra che io l'abbia vissuta proprio vai. Pochi minuti fa. Esatto. È una cosa. E invece l'hai vissuta chissà qualche invece, giorno fa. Allora, il tempo corre veloce, uno si accavalla e si confonde. Sei pronto, arrivo. Sì, signore. Signora Rosa, questa scursitta... Sì? Questa cosetta me la regalò un prete. Ricordiamo, vero? Perché io andai a fare una serata, ora non ricordo. Non so se era a Ramacca. Forse era a Ramacca. E mi scudai la sagra del carciofo. Cioè, vai là, mi scudai la scursitta, quindi è una tragedia. E il prete mi disse, guardi, le presto la mia, appena finisce me la restituisce. Finito lo spettacolo, mi disse, siccome mi ha fatto ridere, mi ha divertito, non ha detto brutte parole, gliela regalo. Perfetto, quindi... Chista è da chiesa. Questa è proprio la chiesa. È benedetta, vabbè. Ringraziamo questo prete, che è stato veramente molto carino. Allora, ma questo conferma il grande affetto che c'è da parte vostra. Abbiamo visto la trasformazione. E allora, andiamo con il riassunto delle puntate precedenti. Stiamo raccontando questo suo... Lo faccia lei il riassunto. Sì, sì. Madonna, non apriamo questa volta, non apriamo perché non è che cosa. Vado ad aprire, ci vado. Che c'è? Ma è Dante Patica. Ah, sì. Buonasera. La nostra Nadia, meno male che ho aperto. Buonasera Nadia, buonasera Nadia. Io sto bene e devo dire che la vedo sempre con grande piacere, perché lei è fondamentale. Grazie, lo sapete, l'avete
riconosciuta. Chi è lei? Lei è Nadia, questa portinaia tuttofare di uno stabile, stabile speciale. Laureata. Con lode, bacio accademico e due master. Avete capito? Applauso, perché è una ragazza impegnata. Mi dica. Ho sistemato la sua corrispondenza in evasa. Grazie. E poi ho sentito il campanello. Lei quando sente il campanello capisce che lui è arrivato. Sì. E anche oggi è un ospite straordinario. Guardi, potrei dirle che l'ospite di oggi è un vero e proprio monumento. Che si è portato? La statua di Bellini a casa? No, guardi, di più. Il liotro, che c'ha? Il liotro per noi catanesi è fondamentale. Guardi, glielo faccio vedere. Un monumento. Ecco. Sono io il monumento e non sono di mammo, sono vivo. Vivo? Sì. Vivo lei? Buonasera. Buonasera Nadia, però lei deve essere un poco più gentile. Io le ho detto che lei è un po'... dice fedo de morto. No, non lo so. Vivo lei. Ma io torniamo lì. Io. Però Nadia è preziosa, per questo stabile. Mi pare un condominio un po'. No, non la posso cambiare. Con la puzza sotto il naso. No, è laureata. È laureata. Quanto prima emigrerà anche lei. Però purtroppo sì. Pensiamo ai nostri giovani che vanno via da questa terra. Facciamo un applauso a questi ragazzi che purtroppo devono lasciare la Sicilia, nonostante il titolo di studio e il talento. Allora, faccia il riassunto. Sì, lei stavo facendo il riassunto, volevo neanche andare ad aprire per non essere interrotto, ma a Nadia dobbiamo aprire per forza. Le dicevo, lei è andato a Roma. Ha ricevuto questa lettera. Bravo. Di un grande regista che si chiama Tinto Brass, che vuole farle fare del cinema. Ha avuto dei problemi per acquistare il biglietto. Comunque è arrivato a Roma con il treno, è arrivato in albergo, ha avuto un alterco, ha dato un pugno al facchino e alla fine, dopo aver cenato in qualche modo, è andato a letto perché me l'ha consigliato il grande maestro, che ne ha detto ci vediamo sul 7 poi sull'8. Vabbè, l'abbiamo detto. Vai. Signori, sì. Alle 9:15, sì? Io sono salito nella stanza. Oh, non so, ma sicuramente ci siete stati a Roma, certo. Chissà quante di quelle volte. Quindi lo sapete che a Roma la sera, sì, essendo Roma molto più a nord, da Sicilia, da Catania, di Messina, di Adrano, molto più a nord. A Roma quasi sempre la sera c'è più freddo. È vero, c'è più freddo. Che qui. Sì. C'è più umidità. Che qui. Allora io che non lo sapevo tutto questo, perché io sono, signor Rosa, io sogno come casco d'opera. Bello. Io sono un uomo puro. Lei è naturale. A me mi sanno sentire il giglio. Sì, vabbè, il giglio. E il mio candore. Eh. Io che cosa mi avevo portato? Il pigiamento, chiedo di flanella, sì, chiedo leggero, chiedo che abbiamo tutti, girocollo. Pigiamino, tutti, classico. Chiedo col cavallo che ne arriva a casa. Non lo dica, ce l'abbiamo tutti. I gomiti preconfezionati, sì, i ginocchi stampati. Sì. Un poco macchiato di sassa. Sì, vero. Perché la sera dobbiamo mangiare col pigiama, che poi andiamo a cucare le macchioline di sassa. È comodo il pigiama, signori, è comodo. È comodo. Il pigiama io è mi comodo. Ho buttato, chiedo. Mi sono messo a letto, in un letto dove io, signora Rosa, ho trovato un lenzuolino pelle di uovo. Qui, leggero. E un copriletto di cotone, signora Rosa, primaverile. In pieno inverno mi cuccai, stavo agigliando. Giusto. A proposito di giglio, lei stava... I germogli, mi stavano uscendo i germogli da ricchi. Sì, sì. Delle sì. narici mi stavano... E allora che cosa ho fatto? Ho preso il cuscino, sì, e me l'ho messo nella pancia. Va bene. Mi scaldavo la pancia, sì, e mi agghiacciavo i fianchi. Sì. E allora mi mettevo di lato e mi mettevo il cuscino qua. Certo, per proteggersi. Mi scaldavo il fianco, sì, e mi agghiacciavo di dietro, certo, e mi agghiacciavo davanti. Anche davanti. Che? Da quando un maschio si agghiaccia davanti. È la fine. È la fine. Quando un maschio si agghiaccia davanti. È la fine, lo sappiamo, lo sappiamo. Signori, sì, io se faccio i 9:30 e già avevo magari qualche cupicello di tussi, sì, disse ma io casco malato. Presi il telefono, che c'era il telefono, sì, della suite, voi immaginate, certo, e chiamai là sotto in portineria. Bravo. Alle 9:30, 10:20, sì, sì, telefonai, mi rispondì, ho conosciuto la voce, sì, mi rispondevo chiudo il pugno. Ah, sempre quello del famoso pugno, sì. Che fa, pronto? Pronto? C'è disse, pronto? Pronto? Sono Litterio Scalisi. Sì.
chiedo da suite, chiedo al quarto piano, chiedo che la scursetta andata a testa e la giacca a quadretti, se ricorda di me. Che sto mi fare, dice, signore, come ci si può dimenticare di lei? Lei gli aveva dato un pugno, se lo ricordo. Non ho capito la battuta. Ci disse, senta, cortesemente, siccome io sono uno che soffro, me la può mandare una coperta? Bravi, bravi, bravi. Questa volta sono io a farvi l'applauso. Lo facciamo insieme, bravi, eh? Gente che ha viaggiato. Gente che ha viaggiato, sì. Io ci stessa una nottata per capire chi era sta coperta. La coperta, la coperta. Loro lo hanno capito subito. È perché sono gente che viaggia. Che ha camminato. Che cammina. Appena io ci ho detto mi manda una coperta, passi che ci sparai per telefono, non parlo più. Disse, morsi. Ci ho dovuto dire, pronto, è ancora lì? Questo con una voce che io non la so fare. Mi fa, signore. Sì. Ma lei è sicuro che vuole una coperta? Io andavo a me testa e disse, ma che ci ha domandato? Una cottonata, che ci ha domandato? Una coperta. Ha chiesto se una... senta. Ha chiesto una coperta, signore. Io sono un tipo che se non mi accaldo bello, io non dormo. Me la manda o non me la manda? Non sgridi, mi fa lui, gliela mando. Sempre con questa voce. Sì. Vuol dire che poi gliela metto nel conto. E che me l'hai a portare a casa, ma ce ne sì. Questo fa una risata. So benissimo che non se la porta a casa. Giusto. E chiuse. Sì. Mi passa una telefonata strana, come se non avevamo caputo. Va bene. Mi tornai a cuccare, erano le 10 meno 10. Sì. Passavo un quarto d'ora e coperta non arrivava. Non arrivava. E io che tremavo da freddo. Sì. Passavo mezz'ora e coperta non arrivava. Non arrivava. Passavo tre quarti d'ora e coperta non arrivava. Non arrivava. Passavo un'ora e coperta non arrivava. Niente. Disse, ma chi sta a ammazzare una pecora ora per pigliare la nefalla sta coperta? No, però il dubbio poteva essere giusto, poteva essere lecito. Signor La Rosa, sì. Alle 11:30 di notte, che all'11:30 io ho paesi già, mia moglie aveva 6 ore che dorme. Perché, scusi, sua moglie a che ora va a letto? Alle 5:30. Alle 5:30? Alle 5:30. Quindi sua moglie va a letto con le galline? Con le galline? Che c'è? Ieri non dopo daro, io sono andato. Ho capito! Andare a letto con le galline è metafora. È un modo di dire. Un modo di dire. Ah, no. Signora Rosa, alle 11:30 finalmente che io tremavo tutto da freddo. Disse, ma io cavi una pigliare a bronchite a Roma. C'era freddo. Finalmente pigli e sento bussare alla porta. Però? Non fu una bussata normale del tipo toc, toc, toc. No, non fu così. Fu una bussata del tipo... Tipo? No, aspetta, la voglio risentire. Non fu una bussata toc 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 toc, no, fu una bussata tipo io il giglio. Certo, il giglio. Pensare se sarà uno che sta morendo dietro la porta. Certo. Quanto mi alzo e ci do soccorso. Bravo. Mi alzo, mi metto i tappini di pezza. Sì. Corro verso la porta, apro. Una femmina. Una femmina. Una donna. C'era una donna davanti alla porta. All'11:30 passata da notte. Nivore. Di colore, una donna di colore. Nivore. Una donna di colore, non amplifichi e sottolinei. Di chi ti do Sudan? Una donna del Sudan, della Nigeria, di colore. Dalla rosa. Nera. Ogni purtuso d'una su tanto! Perché le donne di colore morfologicamente hanno le narici un pochettino grosse, più allargate, va bene? Purtuso d'una su tanto! No, purtuso, narice grossa. No. Che mi tagliava con due occhi. Capare che mi voleva dire che gioia. Cosa? Gioia. Non ti piglio, non ti piglio. Però? Ma se ti piglio ti stroppio. Cioè. Quindi aveva degli occhi che parlavano, aveva degli occhi... La parola! Le labbra, com'erano? Non aveva un musso, aveva un canotto. Aveva delle labbra carnose perché le donne di colore hanno le labbra più grosse. Aveva un canotto cavalvola. In che senso? Perché aveva un pissing azzeccato, aveva il pissing sulle labbra. Non ci trovo nulla di anormale. Come due metri. Come c'era più a volte restare così due metri. Era 2 metri. Due metri.
signor La Rosa, sì. 2 metri. Sì. Io mi tagliavo così, io così, e io così. Sì. Come c'era la porta, mi tagliavo, mi disse, scusi. Scusi. Sei tu. Tu. Che? Tu. Tu. Che ha fatto? Mi fece la doccia. Mi disse, scusi. Scusi. Sei tu, tu che hai chiesto unico per te? Ci disse, sì. Sì. Ma non copertone. Pareva. Pareva un copertone di camion. Ho capito. Ma le donne di colore sono molto alte, sono corpulente, hanno un bellissimo fisico. No, La Rosa ci sta. Aveva un vestito. Com'era? Un vestito, come glielo posso descrivere? Che sta cercando. Non c'è nudo che ha vestito come Ida. Nessuno. Ma lei sta cercando tra queste signore meravigliose una persona vestita come la signora. Là ci sta. Ma perché Ida non era meravigliosa? Lo so, ho capito. No, La Rosa aveva un vestito, ora le donne mi capiranno, che sembrava fatto di oro. Di oro. Sapete le catenine di oro? Tante catenine. Catenine attaccate così, una e tutte. Non lo so. Non ho detto niente. Cioè, sembrava un vestito, il tessuto fatto di catenine di oro, tutto stretto, lungo fino ai piedi, tutto attillato, incollato fino a qua, con uno spacco che ci parteva di qua. Arrivava fino a qua. Sì, vabbè. Ah, sì. Uno spacco che partiva dalle caviglie arrivava al collo. Sì. Ma dai, vabbè. Sì. Signor La Rosa, appena io ci disse sì, ma non copertone, mi pigliavo e mi spostavo così. Io la guardavo così, mi pigliavo e mi spostavo per entrare, come per dire, levet, rapparetto, levet. Sì. 2 metri lei, 1,70 m quello che è lei, e basta, lei, no, i piccolini. Mi spostò, entrò nella stanza, appena entravo in chi una stanza. 2 metri di donna. Signor La Rosa, sì. Miura. La scollatura di dietro che ci partiva da qua, ci scendeva fino... Dove? Ci piacesse. Fino a là troppo. Un po' più sopra. Un po' più sopra, certo. Appena entrò che io la... Anche la schiena, Nivora! Scusi. Tutta Nivora! Scusi, una donna bianca è bianca davanti e sulla schiena, una donna nera è nera davanti e sulla schiena. Lei era obnubilato. Eh? Lei era obnubilato. Sì. Ho capito. Obnubilato gli è piaciuto. Appena entrò nella stanza, signori, fece una cosa che io potesse campare 100 anni e non potrei mai dimenticarla. Appena entrò, a me mi pigliavo e mi imbecavo un muro, era così, certo. La visti di dietro tutta la scollatura, la porta era ancora aperta, la potevo chiudere con questa mano, la potevo chiudere con l'altra mano, la potevo chiudere col gomito, no. Come l'ha chiusa? Isa una yamma, si era bevuto tutto un spacco, pigliava la porta. Appena la porta andò a mia pressione, 380 più IVA. Sì, vabbè, 380 più IVA, perché la persona che c'ha l'IVA. Non capisco niente. Certo, lei era proprio partito di testa. Fatelo, donne, ora parlo con le donne. Ascoltate a donne. Fatele certe cose in casa, in camera da letto, con i mariti, con i fidanzati. Fatele. Con i compagni, con gli amanti, fatele, ve lo dico io, fatele, perché un uomo, un marito, un fidanzato, un amante, per quanto vi ama, che vi desidera, che vi vuole bene, chiama dopo 30 anni, dopo 30 anni. È sempre trippilai a uno. No! Trippilai a uno. No, così! Si chiama routine. Bravo. La routine. La routine da testa, parte. Vabbè, la routine. Uno poi si guarda in to... Fatele queste cose, per favore. Questa novità. Stasera, quando tornate a casa, la porta da stanza da letto, così... Vabbè. Dice, si spacca la porta, furtitamine, le porte si cambiano, però... ma passerete una notte da mille, una notte che non vedete l'ora che arrivi un'altra notte per passarla come quella notte di mille, una notte che invece era che prima, di mille e due notti, che dopo due notti. Quindi? Pubblicità, tra poco, ce la racconta dopo, va bene. Tra poco. Mille, una notte e qualcosa, vai. Thank you.
Latte Stella, il buono che ci unisce. Stella, dal 1954. La nostra pubblicità, e ringraziamo tutti gli sponsor a partire da Birbalandia Park di Licata, ha interrotto questa notte da mille una notte che stava cominciando come le altre notti per tutte le notti del signor Litterio Scalisi. Con l'appello, ecco, che abbiamo lanciato. Con l'appello lanciato a tutte le donne. Amatevi e fate questi gesti d'amore. Stanotte, quando tornate a casa, la porta, chiudetela così. Domani torniamo, ne informiamo il sofagisto questa notte. Vi aspettiamo a casa mia per saperlo. Fatelo. Signor La Rosa, appena chiudivo la porta, si girò. Io ero qua indicato nel muro. Lo so. Questa mi passa davanti andando verso il letto. Come mi passò davanti? Mi lasciò una scia di profumo di sarbaggio. No, di sarbaggio, la prego, un profumo forte. Eh? Arrivò vicino al letto, tra il letto e il comodino, senza toccarlo il letto. Io avevo solo l'abbagio accesa, la stanza era al buio. Con la sola abbagio che ci dava quella penombra. Sì. Lei si girò, la luce ce l'aveva di dietro, niura com'era. Niura? Mi fece un sorriso, ci viste sui denti. Certo. E basta. Denti bianchi. Mi ha sorriso e poi ha fatto un movimento che io non l'avevo visto mai. Signor La Rosa. Sì. Fece così. O fece troppo veloce? Forse troppo veloce, lo rifaccio. Mi guardò, mi fece un sorriso. Sta scarpa si scarcagnò con l'altra scarpa. Sì. Poi fece un corpo così. Sì. La scarpa in aria. Spaccava abbaciù. Che importa? Se ne furtivo. Beh, che importa? Abbiamo rimasti al buio. Siamo rimasti al buio. Ma ad ammazzare lei non c'era. Non c'era. Guardi, io non solo lei non c'era. Ma non ci volevo essere. In questo momento io non ci volevo essere. Però siamo, dove siamo? È voce del verbo essere, dove essere è copula. Siamo rimasti al buio. Un poco di luce entrava solo dalle fessure dei prussiani che erano un po' aperte. Che sono? Luce d'astra. Che sono le prussiane? I prussiani. Ho capito, le tapparelle. Che ho detto? Via, lei taglia grasso. Ma guardi, io... Lei si butta con tutto il somaro. No, il pubblico lo sa, io sono sempre molto pulito. Ah, ho detto tapparelle. Che? Diciamo buttarelle. No! Ma perché? Tapparelle. Tappenarelle. No, le persiane. Gli avvolgibili. Ah, non sui tappenari. No, che c'è, quelle sono altre cose. Queste parole si assomigliano tutte. Si assomigliano, ma... L'altro giorno venì all'aeroporto, ci disse dovesse fare il check-up. No. Che gli ho messo a casa, né glielo ospedale. Certo. Ci disse, che cosa facete? Mi disse il check-in. Il check-in, giusto. Ci disse, ok, ketchup, chi è? Quello... Dice un pomodoro. Esatto. Ma tutti gli stessi queste parole. Sembrano simili, perché sono parole anglosassoni. Lei non è anglosassone. Se è una mala parola c'è lei. No, guardi, non è una brutta... Lei non è anglosassone, che non sa parlare l'inglese, però vada avanti. Dove eravamo arrivati? Che spaccò abbaciù. Abbiamo rimasti quasi al buio con questo poco di luce che entrava dall'illuminazione della strada attraverso le fessure delle persiane. Dei tappenarelli, dei tapparelli. Le chiami come vuole, io mi arrendo. Mi guardò, mi fece un altro sorriso e fece un gesto. Uno. Prima salvavo l'altra scarpa. Pacca mia.
sangue donato, certo, subito. Sangue. Io la guardai e ci disse grazie. Come grazie? Non capiva che come grazie? La capivo aveva fatto male. Vabbè, sì. Se sangue avevo. Beh, lei era preso da questa preso, cosa. Preso. Bravo, questa preso. Parola. Lei era preso. Ero preso. Lei era preso. Ma corrente. Bravo, presa. L'ha presa. Lei alzò un braccio, sì, si tirò un fiocchettino che sì, aveva qui, sì, aveva sì, legato un fiocchettino, sì, un gesto. Un gesto. Ta, ta. Lascia il laccio. Sì. Shon, nuda. 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 Subito alzò il lenzuolo, si mise sotto il lenzuolo. Io come hai visto, sì, con la testa nera, sì, da un cuscino bianco. Sì. Che fece? Non lo so, non lo so, noi non c'eravamo. Pensato. Che cosa ha fatto? Girai dall'altro sì, lato del letto, sì, perché questo sì, era il letto, sì, lei si mise qua, sì, io mi girai sì, passando da sì, mano che io mentre camminavo al buio, guardavo dove mettevo no, i piedi, no, no, fisso Aida, sì, sì, con uno sguardo, come per dirci gioia, gioia, a stanotte ti sminitivo. Certo. Questa notte ti sdesosso, sì, stanotte qua finisce a pronto soccorso. Giusto. Basta dirle le cose. Mi girai dal basta mio dirle, lato, basta bravo, dirle, parlare chiaro. Parlare chiaro subito. Mi girai dall'altro lato sì, e per darci una risposta, sì, c'ho perso che io mi avevo impressionato, feci un solo movimento coi piedi, uno ne feci. Pa. 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 Quattro. Pa. Cinque. Pa, pa, 6, pa. 7, 8, 9. Dopo 27 colpi, a tappina di pezza che sembrava essere saldata andò a piedi, ma la palluare con la mano per forza, sì, non c'era verso. Però per recuperare, mi è tutto sportivo, sì, wow, l'ho lanciata, gli andappa un domo. Sì? Che? Ubrulazzo! Ma che vergogna! Dalla vergogna all'altra, ma calai a pigliare e te sotto letto. Bravo! Disse, magari che pensa che hai un piede solo, certo, non mi interessa. Bravo. A quel punto, sempre per dare risposte, sì, alzai un braccio, sì, signor La Rosa, e feci un movimento. Un movimento. Uno. Uno solo. Come lei si era tirata il laccetto del fiocchetto, sì, io mi acchiappai un pigiama del cane, sì, un movimento secco. Sì. Ma va impiccato! No. Perché un pigiama di flanella girocolo, ero talmente emozionato e sudato, che l'aveva beccato, attaccato, un incollato. Un tutt'uno con il pigiama. Ma va, neanche con tutte e due le mani, mi porta a lavare, l'ho dovuto strappare. Poi ho pigliato da manica, come il laccio dei caiubò, un girai, un lanciai, arrivava un domuro, pa! Che passa una lucertola, sì, non si spostava di un millimetro. A quel punto sì, eravamo arrivati ora a squagliata da neve. La squagliata della neve. Si vedono i purtusa. Esatto. Lavamici i pamperi. Bravo, diciamole tutte. Andiamo alla sostanza. Sì. I pantaloni del pigiama. Sì. Che mi calo. Wow! Di sotto avevo i mutanni di Rambo. Scusi, me l'aveva portata apposta a Roma, pare che mi parlava il cuore. Sì, sì, però, wow! Per capirlo, erano proprio le mutande di Rambo Rambo. Rambo Rambo, di suo figlio, di Rambino. Ma che? Ma Rambo che c'ha un figlio che si chiama Rambino? Sì. Ma che dici? Me la vai, nella rosa, sollevai il lenzuolo e mi sdraiai a fianco a lei. Sì. Mi coprì col lenzuolo e la sentivo respirare vicino a mia. Respirare. E respirava. Questi che sono respiri, sono rantoli, che sono? Chissà che siamo un giungla. Appunto. Non gli davo troppa importanza, no, perché la tattica con certe donne, com'è, quando ti piacciono troppo... Me lo insegni, me lo insegni. Non ci devi dare troppa retta. Ah. Io hai fatto sembra così e se ne hanno aiuto tutti. Esatto. Però mi hanno detto che però bisogna essere un pochettino cosa, più distaccati. Ah, ho capito, ho capito. Vabbè. Arrivato a un certo punto nella rosa, io mi girai così con un maristi vicino a 20 centimetri. Ah. Ogni purtuso da un naso tanto! L'abbiamo detto, le donne di colore hanno le narici un po' più grosse. Ma io grosse, mi preoccupai, disse se io ci casco da Indra, un finisce. Ma che vuol dire dove mi finisce? Mi preoccupai. Ma che finisce? Dove finisce? Mi preoccupai. Tornai a poi lei è sofferente se non sbaglio. Eh? Lei soffre quando vede queste. Io soffro di voragine. Esatto.
Cioè, mi girava la testa, disse, uno vai a lei finire. Soffre di vertigini, io gliel'ho chiesto, perché, no di voragine, di vertigini. Voragine sono le verdure. Quelli sono i vegetali. Borragine quello. La borragine alla verdura. Sui urani. Tornai a guardare il tetto. Le amiche di Adrano lo sanno, no? Anche quelle di Paternò. Tornai a guardare il tetto e tra me e sé sì? Mi disse, Letterio, qua devi attaccare bottone. Mi girai, sì. La guardai negli occhi sì, sì. E mi venne una frase. Se gli uomini se lo vogliono scrivere, io per voi, allora, mia, che mi interessa. Prima ci siamo rivolti alle donne, ora parliamo con gli uomini presenti. Scrivetevilla. Scrivete per la frase. Guardai negli occhi sì. E... Ma di un nemico. Non lo so, cosa ha detto di così esplosivo? Guardandola negli occhi, negli occhi sì. Gioia. Gioia. Bedda. Bedda. Affezionata, sincera. Sincera. Del mio cuore. Scrivetevele. Come ti chiami? Come ti chiami? E questa mi fa 200 euro. No. Come si chiamava 200 euro? La signora, E lei? Ciristia di cognome? Risposta? In contanti. In contanti, sì. La signora li voleva subito, C'è 200 euro in contanti, si chiamava questa bella donna che aveva accanto. Io non capivo niente, a tale c'è che nome romano. Ma certo. Non capivo niente. Ma certo, certo, certo. A questo punto, a mente infili i capigli. Certo. Signora Rosa, sì. Allungo una mano e ci ha passato sopra i capigli. Ah, belle, duri. Duri. Tesi, sì. Grossi. Pareva un zitto di porco. Beh, non si può dire di una Signora donna Rosa. Un zitto di porco. Signora Rosa, io abituato con mia moglie, ci passo in mano dei capigli. Che ha sua moglie? Moglie, figli. Insomma, i capelli di sua moglie. Parlando con rispetto, o paese noi ti chiamiamo capito pisciati. Sì, anche qui li chiamiamo così, ma non si dice di una. Ma... Signora Rosa, scusate. Poi scivolai la mano, ci passai la mano da nuca, de spalle. Ma quale nuca? Quale spalle? Seta! Sì. Poi ci passai la mano do petto, così. Quale petto? Quale petto? Velluto. Velluto. Poi ci passai la mano dei fianchi. Sì. Oh. Aveva più curvi che la strada che c'è andata a dormire. Più curvi. Una donna bellissima, sinuosa. Formosa. Formosa. Sì. Ci passai in mano da panza. Perché lei andava. Ma quale pancia? Quale pancia? Marmo. Sì. Da panza. Che aveva? Che aveva sulla pancia? Che aveva? Mi faccia sognare. Che aveva sulla pancia? Da panza trovai l'ombelico. No, ma scusa. Non l'avevo toccato mai, scusi, l'ombelico! Ma perché si stupisce? Perdonatemi, l'ombelico ce lo abbiamo tutti. Mia moglie non ce l'ha. Non può essere. Non ce l'ha mia sua moglie. Sua moglie ce l'ha perché l'ombelico è il punto di collegamento fra la mamma e il figlio. Il cordone ombelicale arriva fino all'ombelico. Sarà nata senza cordone. Ma non può essere. Non si può nascere senza cordone. È una cosa scientifica. Controllerò. Siccome io avevo 5 panze, una presa un'altra. Vuol dire che qualcosa mi è sfuggito. Ma cerchi tra le panze perché l'ombelico ci sarà. Controllerò. Come arrivai dall'ombelico. Sì. Signora Rosa, mi sembrò di essere col dito a toccare la grotta azzurra. Che bello. Quella di Napoli. Che bello. Lei mi conosce? Sì. Lei lo so che la conosco. In quel momento avrei dato tutti i miei averi per avere una perla. Per metterla lì, in quell'ombelico. Sì. Dall'ombelico, lei mi capisce, il passo è breve. Il passo è breve. E dissi tra me e sé, Letterio, addio alla sorte. Muore Sansone e tutti i figli gay. No! No! Vede che gliela stavano suggerendo. Che cosa? Io non so come fossero i figli di Sansone. Muoia Sansone e tutti i figli filistei. Ma da chi era a scuola? Ci vanno a scuola, ci sono stati a scuola. Che i figli gay, con tutto il rispetto, per carità. E che sono i filistei? Un popolo, sai, a Sansone con tutti i filistei. No, sono tutto un popolo. Vabbè, tutto Arrivando all'ombelico disse addio alla sorte. Addio alla sorte. E muore Sansone con tutti i filistei. I filistei. Gnola Rosa. Abboggio. Bravo, 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 bravo. C'è un pubblico intelligente qui, Chi è Giau, capistolo? E ci arridete. C'è da morire. Io
Restai paralizzato. Sì. Disse, non puoi essere. Mi sto toccando io stesso. Sì. E non me ne sto accorgendo. Ho acciuncato di mezzo lato. Lei ha pensato così. Ho perso la sensibilità. Sì. Che cosa mi sta su... Visto che sta mano funzionava. Certo. Ho dato un morso, ho sentito il dolore. Sì. Disse, ora con sta mano vado per toccarmi. Sì. Sicuro che trovo l'altra sì. mano. Sì. E mi faccio accompagnare all'ospedale da lei. Certo. Abbuddo la mano. Sì. Non l'ho trovata. No. Perché si allora, scusi, no, mi ero incuriosito, scusi, ha ragione. Arrestai così? Sì. Io non, parlando con creanza, sì. corrispondevano tutto cose. Certo. Anche nei dettagli. Oh, oddio mio. Io tra di me disse, ma non può essere. Qui c'è qualcuno che sta barando. Perché? Ci sono due assi di bastone nel tavolino. Utaliai una faccia e sì. non sapevo più se ci dovevo dire gioia o bed o bedda. Ci disse gioia. Cavallo per tutti. Certo. Ci disse gioia, ma come schifo su come nato. Ma sei mascolo o femmina? Va bene. Questo, Ido. Vabbè, quello che... Mi guarda e mi fa stupido. Stupido? Sparte. Sì? Stupido. Ma che non l'hai capito che sono un trans? Io ci disse bestia. E invece, lasciamo stare. Ma che non l'hai capito che io non sono un stronzo? Sì. Ubigliai da ricchio, uitai fuori con tutti i robbi. Sì. Me ne sono andato nel bagno sì. e mi ho fatto 7 docce, sì. una presso un'altra. Sì. Alla 7ª doccia io ero fuori da doccia. Sì. Urazzo sotto a doccia con l'acqua a 50 gradi. Ma diventavo russo russo. Poi pigliai il braccio. Sì. Ha preso il braccio? Ho preso il braccio sì. e l'ho messo a mollo alla vasca piena sì. con la speranza che c'era un squalo e su mangiava. Sì. Signora Rosa, mi ho vestito di notte, me ne scappai dall'albergo. Sì. Roma non è città per me. Grazie. Il signor Litterio Scalisi. Grazie. Pubblicità e poi gran finale anche di questo terzo appuntamento. A tra poco, regia. Latte Stella, il buono che ci unisce. Stella, dal 1954. Cuore al nostro pubblico che ci vuole sempre bene. Allora siamo arrivati anche oggi alla conclusione di questo nostro appuntamento, a meno che come sempre non succedano cose strane, però io penso di sapere chi c'è alla porta. Penso che sia, eccola la nostra Nadia. Dottor Facciamo La Rosa. Un applauso, sì. Il suo solito latte. Grazie Nadia. Mi venisse di vasalla, ma insomma la rispetto, le voglio bene, grazie. Mi porta sempre il latte che mi riporta indietro nel tempo, come se fosse il latte che mi dava mia mamma, che mi dà ancora mia mamma quando vado a trovarla a casa. Latte Stella, il latte della mamma, il latte buono, io brindo con voi con Latte Stella. Grazie. Non dica niente, guardi, lo so. Lo so che è lo uno sa. Solo. Eh sì. Quando arriverà l'ospite importante ne porterà un altro. Però per lei c'è il nutrimento per l'anima. Prego. Spero che apprezzerà anche stavolta. Buonasera. Grazie. Buonasera. Nadia, grazie. Lei è preziosa. Portiera tutto fare per un condominio speciale. Pirandello, signora Rosa. Ancora Pirandello, che bello. Pirandello, l'uomo dal fiore in bocca. L'uomo dal fiore in bocca. Eh sì.
Scusi, signore, mi scusi. Le porto via solo un minuto, sospenda un attimo di leggere il suo giornale. Guardi, ha visto? Ha visto lì quella sagoma di donna nascosta dietro il cantone, l'ha vista? No? No, non l'ha vista perché si è nascosta. Già. E mia moglie, sa? Sì? Mi segue così da lontano, a distanza. Sempre. Continuamente. Certe volte mi verrebbe voglia di andare lì, raggiungerla, strattonarla, prenderla a calci. Ma tanto so che sarebbe inutile. Sì, perché... perché come certe cagne. Sa, lei, quelle cagne che tu più le prendi a calci, più ti si attaccano alle calcagna. Così è lei. È così. Mi segue da lontano. Sa cosa vorrebbe lei? Vorrebbe che io me ne stessi in casa, capisce? A casa mia, nell'ordine assoluto che regna. Il silenzio sovrano, interrotto soltanto dal ticchettio della pendola della sala da pranzo. Vorrebbe che me ne stessi in casa, tra la pulizia e la lindura di tutte le cose. Ma io dico a lei, sì, mi scusi, mi perdoni, se le faccio perdere solo un po' di tempo. Io dico a lei, signore, se le case di Avezzano avessero saputo che da lì a qualche minuto un terremoto le avrebbe spazzate tutte via. Lei pensa, signor mio, che le case, per Dio, case, fatte di legno, di pietra. Lei pensa che le case se ne sarebbero rimaste lì, ferme, immobili, ossequiosi e ubbidienti al piano regolatore dell'edilizia comunale? No, no, signor mio, se ne sarebbero scappati via. Io dico a lei, signore, se gli abitanti di Messina avessero saputo che da lì a qualche minuto un terremoto li avrebbe ammazzati tutti. Lei pensa che quella sera si sarebbero regolarmente spogliati, ripiegare per bene i propri abiti e riporli lì sulla seggiola, per poi godere della lindura e della frescura delle lenzuola bianche, fresche, di bucato? No, no, signore mio, se ne sarebbero scappati via tutti. C'è la morte. Se la morte fosse come uno di quegli insetti schifosi, ce l'ha presente lei, certi insetti schifosi? Che così, all'improvviso, uno di questi insetti ti si poggia qui sulla spalla. E tu, ignaro, cammini e ragioni di quello che faremo domani o di quello che faremo domani l'altro, finché qualcuno ti si avvicina con le dita protese e ti dice: guardi, signore, guardi che lei ha la morte lì sulla spalla. E con due dita la prende e la butta via. Sarebbe bello, signore, vero? Ma la morte non è come certi insetti schifosi. Tanti di noi ce l'abbiamo addosso senza saperlo. E parliamo, ragioniamo di quello che faremo, di quello che dovremo pensare e ancora fare. Venga, si alzi, la prego. Venga qui, sotto la luce di questo lampione. Non abbia paura. Le devo mostrare una cosa. Guardi. Guardi qui. Sotto questo labbro qui. Vede? Questa specie di tubero violaceo. Lo sa come si chiama? Ha un nome dolcissimo, pensi. Epitelioma. Lo ripeta mentalmente insieme a me, ne sentirà la dolcezza, come se fosse una caramella. Epitelioma. La morte, signor mio,
la morte. La morte un giorno è passata, mi ha ficcato questo fiore in bocca e mi ha detto: tientilo, caro, tientilo. Ripasserò, sai, tra 3-4 mesi al massimo. Lei pensa, signore, che con questo fiore in bocca io possa starmene in casa come quella pazza di mia moglie vorrebbe? No, no, signor mio, lo capirebbe anche un bambino. Io devo stare fuori, devo andare in giro, devo incontrare la gente, parlare, chiacchierare, distrarmi, devo stare dietro le vetrine dei negozi ad ammirare l'abilità con cui i commessi preparano e confezionano i pacchi regalo. Devo pensare, perché se mi si crea dentro un vuoto, lei capisce, anche di un solo minuto, ma io in quel minuto, signor mio, potrei distruggere la vita mia, uccidere il primo che mi capita davanti, magari uno come lei che qui al bar della stazione aspetta il treno successivo. Non mi perdoni. Mi perdoni. Non abbia paura. La prego. Mi scusi, non lo farei mai, sai? Mai. Ucciderei me piuttosto 100, 1000 volte prima. Mi scusi. Vado via. Vado via. Ha visto che buone albicocche ci sono in questi giorni? A lei piacciono le albicocche? Come le mangia? Con tutta la buccia, vero? Anch'io. Le prendo con 2 mani, le spacco in 2 e poi metà per volta le porto in bocca a succhiarle, a sentirne il sapore, il profumo, l'estate, la vita, signor mio. Senta, facciamo un gioco? Vuole? Io sono certo che domattina, quando lei col treno arriverà al suo paesello, alla stazione, lei scenderà dal treno e a piedi raggiungerà casa sua. Ho ragione? Sì? Ecco, sì, lo sapevo. Facciamo così, che mentre lei cammina a piedi per andare a casa, lungo la prora della strada, sceglie un ciuffetto d'erba. E lo strappi, ne conti i fili, facciamo che tanti fili d'erba, tanti giorni mi restano da vivere? Sì, facciamo così. Scusi, per favore, lo scelga bello grosso. Buonanotte, signore. Buonanotte a tutti. Grazie. Mi viene da dirti, ma come fai? Come fai a trasformarti? Come fai? Lo dico sempre, l'ho detto sempre dai primi anni della televisione, quando ho scoperto anche io Litterio. Edrigo Guarneri è un meraviglioso Litterio che voi tutti apprezzate, perché è un meraviglioso attore di teatro. Grazie. Enrico Guarneri, grazie. Allora, preparatevi a cantare con noi la nostra sigla, ma intanto andiamo a salutare, come facciamo sempre a fine puntata, questa bellissima e dolcissima portinaia laureata col doppio bacio in fronte, lo sapete bene. Portinaia, lo sapete, l'avete imparato? Tutto fare di questo stabile speciale. Nadia De Luca. Eccola qui Nadia. Devo dire una cosa, visto che abbiamo imparato a conoscerla anche in televisione, qui a casa mia, nel mio stabile, lei è una portinaia, laureata, tutto fare di questo stabile speciale, però è poi una bravissima attrice. Grazie. Della compagnia del teatro ABC e di Enrico Guarneri. L'avete già vista o la vedrete in altri lavori. Così come Enrico ci
ci tengo a dire, perché per me è una specie di debutto proprio ufficiale al teatro vero, che andremo in giro per tutta la Sicilia col nostro lavoro. Io sono l'altro 2.0. 2.0 significa tecnologia, significa che siamo avanti, significa che comunque staremo ancora insieme. E che comunque ci sarà anche Litterio Scalisi in questo lavoro, con Rosario Marcamato, con Alessandra Falci, regia di Antonello Capodici, che cura anche il coordinamento teatrale di questo lavoro. Salutiamo il Teatro ABC, Mario Fraello e Carlo Uteri, facciamo loro un applauso con tutto il personale, con i nostri tecnici Andrea Rosario, con Salvo Patania, grazie. Ringraziamo oggi anche la World Service di Arturo Magni, che fa la nostra sicurezza, grazie anche a loro, il nostro regista televisivo Natale Zennaro, e poi Video Bank, quindi salutiamo sempre con affetto chi ci segue in tutte le dirette, anche quando facciamo Sant'Agata, Santa Rosalia, La Vara e quant'altro, l'Infiorata di Noto, vale dire appunto Video Bank con il nostro Lino Chieco e Maria Guardia Pappalardo, applauso anche a tutti loro. Grazie a TGS e ad RTP, lasciatemi fare questi ringraziamenti, perché se siamo tornati di nuovo insieme lo dobbiamo a questa grande famiglia, quindi TGS, RTP, il gruppo SES, Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, che sono i nostri due giornali di riferimento, e GDS Media and Communication. Grazie anche a loro. Grazie. Abbiamo finito. Abbiamo terminato, ma non abbiamo terminato del tutto, perché la prossima volta chissà cosa ci racconterà il signor Litterio adesso, Scalisi. Adesso ci penseremo. Anche perché il signor Litterio Scalisi ci lascia sempre con questo pensiero che deve essere uno scaccia pensieri. Un pensiero che scaccia i pensieri. Un pensiero che scaccia i pensieri. Qual è? La filosofia della vita. Esatto. A mia, un nemicone. Uscito. C'è cui chianci e così pinna, c'è qua chiara sovrantina che ovesse ste vaca giù. C'è chi sbatte per il mutuo, che sorpasse fa cornuto, c'è chi ricco e merutuo. C'è chi va dallo psicologo e poi così penti e si fa monaco. Co protesta pa benzina, c'è così ratta carina, c'è chi è sempre in mezzo ai guai. Ma tanto a noi, tutti! A mia, un nemico vi mi si dica. A mia, mi rilassa la musica. Dici un proverbio a gode ruppa ruppa, cioè? Ci vanno menzu quega non ci guppa e canto a mia. Tutti! Un nemico vi mi si dica. Che fa la gente? A gente vostra sa rosica. Sogno tranquillo e faccio una bella vita. E dove si trova? Sdraiato sui come una zazzamina e canto a mia. Dove mi piove mi scivola. Naira. Grazie! Buonanotte a tutti! Enrico Guarneri, Litterio, Nadia De Luca, Salvo La Rosa! Salvo La Rosa, buonanotte! Buonanotte! Buonanotte.